Ciao a tutti gli amici di Tirerunning.it. Oggi voglio fare un po' una specie di incontro all'americana. In che senso? Io mi diverto ad andare su YouTube e seguire un po' le recensioni di autori americani che mettono questa scarpa in confronto a un'altra. Ora va di moda fare questi confronti. Uno esilarante è stato quello di mettere a confronto la Nike Pegasus 37 con la nuova ASICS Nova Blast. Non solo, in questo confronto a tre hanno messo anche la Hoka One One Wrinkle. Ma di che cazzo state parlando? Ma tre scarpe completamente differenti come categoria, cioè ottime scarpe ognuna per sé, ma non puoi mettere una Pegasus, una All Day Trainer adatta a corridori di medio peso per correre a velocità dai 4 ai 5 minuti al chilometro, con una scarpa molto molto buona, molto esplosiva, adatta anche questa a correre su quei ritmi, ma forse anche un po' più veloce e su distanze un po' più brevi di quello che puoi fare con la Pegasus, che ha un carattere più stabile. Per non parlare poi della Hoka One One Wrinkle, una scarpa da 200 grammi poco più, adatta a corridori massimo di 70 kg, che cioè ci devi correre veloce con quella scarpa, totalmente un'altra cosa, cioè grande scarpa questa, così come è questa, ma completamente finalizzate a due tipi di corsa molto differenti tra loro. Questa potresti confrontarla con la Nike Pegasus Turbo, non con la Pegasus 37. Ma di che cazzo state parlando? Vogliamo fare un discorso serio? Vogliamo confrontare la Nike con scarpe di categoria simile che offrono uno stesso scopo di utilizzo? Bene, lo facciamo e prendiamo due scarpe simili, ovvero la ASICS Evo Ride e la Topo Zephyr. Hanno tutte un peso abbastanza simile, siamo intorno ai 270 grammi, ed hanno in comune quello di voler permettere di sviluppare un ride agile e leggero, di rendere il passo comodo sia al momento dell'impatto a terra, che favorire il movimento del passo a terra e alleggerire il piede dalla spinta, dalla forza di spinta, ovvero vuole rendervi comoda la vita. Lo fanno in maniera differente, con tecnologie completamente differenti tra loro, ma sono tutte e tre ottime scarpe in questo tipo di passo, nel ride leggero. Bene, come l'ha ottenuto Nike? Nike ha cambiato il materiale Cushlon con un materiale un po' più fermo, il React, nel tipo di ammortizzazione, che quindi dà un impatto ammortizzante ma stabile. Una scarpa stabilissima, vedete, non è morbida, non è flessibile, stabilizzata anche qui dalla presenza della suola a corpo unico, che sembrava una cazzata, ma aiuta a irrigidire la parte esterna in una zona molto fine rispetto al resto. E l'unità è posta solo qui davanti, ovvero abbiamo un passo, una rullata, un ride efficiente che viene aiutato nel momento di spinta. L'unità Air aiuta il piede a spingere in maniera più riposata. Benissimo, ci sono riusciti ottimamente, una scarpa molto efficiente, quindi per correrci sia che a 4 al minuto che a 5 al minuto, per diversi tipi di atleta dal peso differente, su diversi tipi di distanza, una scarpa molto molto completa in questo senso. Come completa è anche la Evo Ride, anche qui concetto di Evo Ride, Evo, evoluzione del passo. Abbiamo una struttura con un differenziale più basso rispetto alla Nike. La Nike ha ancora un differenziale classico di 10 mm, qui abbiamo 5 mm, un'intersola molto più ampia nella parte centrale, un'unità gel che favorisce il momento d'impatto, un ride sviluppato nel concetto appunto della ride che sta sviluppando, già sviluppato con altri modelli ASICS, e anche qui abbiamo un passo,
molto molto facilitato, è un movimento di stacco a terra veramente leggero per il piede. Anche questa è un'ottima scarpa per affrontare brevi, medie, anche lunghe distanze, per atleti leggeri, medio forme o anche pesanti, sempre relativamente al proprio sforzo. Anche questa è una scarpa che vi permette di correre comodamente, in maniera efficiente, in maniera poco affaticante per il piede. Lo stesso obiettivo viene raggiunto dalla Topo Athlete Zephyr in maniera differente. Anche qui abbiamo una struttura dell'intersuola molto ampia anche nella parte centrale, un materiale che non è tanto ammortizzante esternamente come lo sono anche gli altri, sembra abbastanza solido, è costituita da un'unità interna di materiale Zip Foam, un cuscino un po' a tutta lunghezza che è deputato proprio alla fase di ammortizzazione dell'atterraggio del piede, che rende proprio la seduta del piede molto comoda. E abbiamo questa fascia plantare, è una placca, un materiale un po' più rigido, molto elastico, che aiuta il trasferimento della dinamica del piede a un momento di spinta. Anche qui abbiamo un momento di spinta efficiente, tutto un passo efficiente, un momento di spinta leggero che non affatica il piede. Queste sono tre scarpe comparabili tra loro, molto differenti tra loro nei materiali, nelle forme anche della tomaia, nella maniera in cui calzano, nelle geometrie. Sono tutte e tre scarpe efficientissime dal punto di vista di accompagnare il passo. Questo è un confronto ad armi pari tra scarpe simili, non un confronto tra modelli di moda come il modello Pegasus 37 o la Nike o la Asics Nova Blast o la Orca Rincon. Confronti fatti giusto per mettere i tag e essere cliccati da più persone simili per ottenere più voti. Facciamo le cose seriamente, facciamo confronti seri. Questi sono confronti seri. Tre scarpe simili di peso, simili di funzione, simili anche per il profilo dell'atleta, con calzate differenti, ognuno ha il suo modo di sentire la scarpa intorno al piede. Avremo una scarpa più compatta qui, una scarpa più leggera, quasi inesistente qui, una scarpa anche qui molto comoda, molto molto comoda. Cioè, questi sono i confronti. Poi di ognuna, se volete, metto nei commenti il link a ogni scarpa, ogni recensione, ognuna di queste scarpe ha la sua recensione, ve la guardate, poi vi fate un'idea. Comunque, spero di aver fatto un po' di informazione corretta. Voglio che passi questo, non sto facendo pubblicità a tre scarpe, voglio un po' di informazione corretta in questo settore, non solamente ormai facciamoci seguire con cazzate varie. Va bene, siamo seri. Vi ringrazio.